La logistica muove l'economia dei territori, muove quindi l'economia del nostro paese e con una logistica efficiente per il nostro, del nostro paese noi riusciamo a collegare, a far sì che l'Italia possa collegarsi nell'import ed export con tutto il resto dell'Europa e non solo con l'Europa, quindi avere un ruolo importante a livello internazionale. Ospite oggi ad Interview Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia. È di oggi la notizia del potenziamento delle motrici per l'ultimo miglio nei collegamenti tra la Campania e lo scalo di Gioia Tauro, funzionali all'import-export dell'automotive curato da Automar. Ascoltiamola ai nostri microfoni in merito allo sviluppo del piano industriale per l'intermodalità. Noi siamo molto impegnati con il nostro piano industriale a costruire la catena del valore della logistica in tutto il suo percorso end-to-end, quindi il ferro che deve essere la parte predominante proprio perché dobbiamo raggiungere i grandi obiettivi non solo del nostro paese ma dell'Europa tutta per la sostenibilità ambientale e noi abbiamo un grande piano industriale che guida la parte del ferro ma anche tutto ciò che riguarda i terminali e quello che riguarda il primo ed ultimo miglio, che sia mare che sia gomma. La parola d'ordine deve essere lavoro di squadra? Sì, io ritengo che il nostro punto più debole nella logistica è proprio quello di esserci negli anni visti più come competitor che come compagni di viaggio. In effetti nella logistica ci sono tantissimi operatori aggregati in vario modo. Ecco, noi come gruppo Ferrovie dello Stato, come Mercitalia Logistics, stiamo cercando di attivare tutto ciò che ci porterà a diventare il player europeo della logistica. E lo possiamo fare soltanto portando nel nostro viaggio tanti partner. Queste le parole di Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia. Appuntamento a domani per una nuova intervista al personaggio del giorno.